9 agosto 378, battaglia di Adrianopoli. Venne combattuta nella provincia romana della Tracia e si concluse con l'annientamento dell'esercito romano guidato dall'imperatore d'Oriente Valente, ad opera dei visigoti del temibile Fritigern. Valente stesso perì nello scontro. Fu una grande sconfitta che dimostrò che i rapporti di forza tra Roma e i barbari si erano rovesciati a vantaggio di questi ultimi. Di origine germanica, i Visigoti, due anni prima, sotto la spinta dei feroci Unni, si erano riversati verso ovest e ammessi nell'impero romano come immigrati per stabilirsi nei territori di frontiera di Bulgaria e Tracia. Guidati da Fritigern, osarono oltrepassare il Danubio, accampandosi sulla collina che domina la città fondata da Adriano, oggi ribattezzata dai turchi Edirna. Per la sua posizione strategica, a metà strada tra Europa e Asia, nelle sue vicinanze si combatteranno lungo altri 1000 anni di storia 16 battaglie campali.